Benvenuti nel canale Piace che Piace e prima di ogni cosa buon anno a tutti! Ho deciso di realizzare un dolce che concluda il giro delle feste, semplice, veloce e senza cottura, per il giorno della Befana. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Nunzio ed in questo canale cuciniamo, assaggiamo e mangiamo. Iniziamo con la preparazione di oggi. Per questo dolce andremo ad utilizzare il pan carré perché è probabile che ne sia avanzata qualche confezione durante le feste. Come prima cosa, aiutandoci con un coltello, andiamo a togliere il bordo. Ricordo che questa parte che abbiamo tolto nel pan carré può essere utilizzata per realizzare uno stuzzichino salato. Troverai il link in descrizione. Detto questo, continuiamo con il nostro dolce. Prendiamo un vassoio con carta forno e andiamo a distribuire su questo la prima fila di pan carré. Quindi mettiamo una fetta, la seconda fetta che faccia da scalino alla prima e così via. Andiamo a distribuire allo stesso modo la seconda fila, quindi mettiamo la fetta e poggiamo l'altra leggermente sopra. Fatto questo, copriamo con un foglio di carta forno, premiamo un po' prima con le dita nella parte dove è presente lo scalino. Dove a seguire andremo a passare con il mattarello. Premendo nello scalino. Fatto questo, togliamo la carta forno, tagliamo a metà il foglio di carta forno. Con l'aiuto di un cucchiaio ed un cucchiaino andiamo a distribuire su tutta la superficie la crema di nocciole doppio gusto. Allarghiamo un po' prima con il cucchiaio. E dopo utilizzando la spatola. Fatto questo, andiamo ad arrotolare la prima fila di pan carré. E premiamo. Per poi avvolgere, premere e tirare un po' la carta forno di sotto. Distribuita la crema di nocciole anche nella seconda parte, prendiamo la prima e la andiamo a appoggiare sulla seconda e giriamo come poco fa. Giriamo e facciamo riposare in frigo. Fatto questo, prendiamo un altro foglio di carta forno e andiamo a creare la parte esterna del nostro dolce utilizzando l'ultima fila di pan carré. Quindi prendiamo i pezzetti di pan carré, li distribuiamo sul foglio di carta forno. Andando a ritagliare il nostro pan carré utilizzando la lettera P. Facendo sì che somiglia a una calza, quindi giriamo e ritagliamo.
prendiamo il nostro piatto alla portata e ci prepariamo per assemblare il nostro dolce. Come prima cosa andiamo a tagliare una fetta sottile del cerchio principale. Mettiamo al centro del piatto alla portata. Prendiamo un contenitore, mettiamo all'interno il mascarpone, un cucchiaio di zucchero a velo e diamo una mescolata a velocità bassa. Fatto questo, aggiungiamo la crema di nocciole restante, che sono circa 2 cucchiai e mezzo. E mescoliamo. Andiamo a riempire un sac à poche con la punta classica da pasticceria. Prima andiamo a distribuire in modo casuale un po' di farcitura tutto attorno. Mettiamo la granella di nocciole tutto attorno. Completiamo il giro con il pancake ritagliato. Appoggiamo e premiamo. Ogni lato che va ad unire al pancarré lo andiamo a decorare con un po' di crema mascarpone. Aggiungiamo anche qualche ciuffo in superficie fra una linea e l'altra. Granella di nocciole. E il nostro dolce per la Befana è pronto. Se vi avanza un altro po' di pancarré, potete utilizzarlo continuando in questo modo. Facciamo sciogliere un po' di cioccolato nel nostro sciogli cioccolato. Quel po' di pancarré che è rimasto lo avvolgete come abbiamo fatto all'inizio con la crema di nocciole, lo fate riposare in frigo, dopodiché realizzate qualche fetta. Andiamo a ricoprire in parte con il cioccolato fondente. Facciamo asciugare il cioccolato ed impiattiamo. Ed il nostro dolce per l'ultimo giro delle feste è pronto. E adesso ti invito ad iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiarci il dolce! C'è stato un errore.